Ora, quello che mi colpisce di questa locandina è Arezzo, la svolta, la cava lascia, nuova proprietà, obiettivo Serie B, però purtroppo c'è questo sopra che è anche peggio, Covid, nuovi contagi per i viaggi all'estero, altri 4 positivi. Questo Covid è motivo di grande sconforto. Ora addirittura ci ha indagato Conte, il Presidente del Consiglio, che ha detto, mi è piaciuto perché ha detto, abbiamo agito con scienza e coscienza. Ecco, secondo me hanno agito con parecchia scemenza dall'inizio, anche perché ricordate quando dicevano che le mascherine non servivano perché le mascherine non c'erano. Poi ora non servono i guanti perché il lattice scarseggia e i guanti non li fanno. E allora la mia domanda è, ma quanto pensate di poter prendere per il culo la gente? Perché voi state prendendo per il culo la gente da anni. E ora l'ultima di Ferragosto è meravigliosa, perché a Ferragosto hanno proibito i falò. Ora questo falò, perché lo devi proibire? Proibisci gli assembramenti, cioè dici, se tante persone con la scusa del falò di Ferragosto si trovano in spiaggia a fare il fuoco, vengono punite, ma non perché hanno fatto il falò, perché c'è un assembramento. Perché se io e la mia famiglia, la moglie e un figlio, si accende il fuoco in spiaggia, non ho capito perché mi devi punire perché ho fatto il falò, che è tra l'altro un'antica usanza di Ferragosto. Quindi vedete quanto sono stupide le leggi, partoriscono delle leggi insulse, tipo quella che ha permesso ai deputati di avere l'aiuto economico pur prendendo 12.000 euro netti al mese. Ma se fate le leggi a cazzo di cane, non vi lamentate di quello che avete fatto, perché signori miei, io vi do un consiglio, perché non tutti i pensionati che diventano poveri vanno a mangiare alla Caritas, cioè quelli che dopo gli gira i coglioni. Io per esempio un altro anno andrò in pensione e io non so di quelli che se non ho la pensione col piattino vado alla Caritas, io vado a cercare i soldi in dove sono, io vengo a trovarvi a casa, io vestano, e come me ce ne sono tanti che sentono in giro. Quindi non ci fate fare le brigate pensionate, le BP, che poi sembrano una benzina tra le altre cose. Fate una riunione tra di voi e ditevi, forse quando abbiamo diffuso il detto uno vale uno, si è esagerato, perché parecchi di voi non valgono un cazzo. Buona giornata.